grazie. La signora Bianca Maria, che è la presidente dei carissimi signori Paolo e Marco Giuliano. Questo gruppo di lavoro si è unito nel periodo di aprile e alla fine hanno presentato un progetto, una serie di proposte per rendere, per variare un po' quello che è il carnevale del 2015. Abbiamo ritenuto opportuno, la giunta ha ritenuto opportuno portare l'argomento del Consiglio Comunale, perché trattasi di un argomento fortemente interessante, e si è visto che come Consiglio Comunale ognuno di noi può apportare la propria idea, comunque correggere un poco, accettare quello che è la proposta fatta. Ci darei la parola all'assessore Campo per il suo Thank you.
non dico fosse lenta qualche giorno dopo, è una cosa da che la gente mi ricordo che è una cosa da che mi convido di non evidentemente c'è anche un interesse sulla prestazione di poi non sono state altre considerazioni. Grazie. Io ho memoria del carnevale di Cannonzano, fine anni 90.
anche accettata da un tubo più vasto, però a me è sembrato subito un'idea vincente su qualcosa su cui si poteva quantomeno investire o quantomeno più rischiare. Questo è un po' l'idea di quest'anno, proprio perché pensando uno pensa che si potrebbero organizzare una conferenza a tempo, per cui ci potrebbe essere una differenziazione nel trattamento delle sedianze, si farebbero lavorare la sua figlia del mondo che anche la attività di consumo nel piazzo al posto avrebbero la possibilità di lavorare. È una scommessa, però io penso che è una scommessa che ci dobbiamo lanciare e dobbiamo cercare di
difficile, più porta si dà, si dà economia perché si dà festa, e o vuole o non vuole delle persone che io ho l'esperienza di uno dei primissimi anni di un carnevale del 13 di marzo, e l'abbiamo anticipato già da domenica precedente, perché è stato uno dei pochi anni che mi hanno regalato. Grazie al popolo si riesce a fare la parte del paese.
della capacità di mettere il Signore, ed è fatto che il paese è vissuto nella sua proprietà, è una cosa bellissima. Ti vorrei dire che c'era un milione dopo la mente di Dio, quello che si vede era una cosa bella, qui a Gran Valle, gente che è da San Paolo, in parte, ma e c'è il paese che ha vissuto come la proprietà, e quindi si gusta la bellezza anche del paese, e l'animo di questa terra che sicuramente vuole raccogliere, di ridere, di far sorridere. Anche questo mi è piaciuto molto, perché ho detto che Sofia che andava a andare. E quindi come tale voglio intervenire con un'unione
iniziativa che può essere accompagnamento anche di quelli che sono in carica nella maschera, da una svolgere anche nella singola piazza. Perché questo elemento, diciamo così, che va rivalizzato? Perché alla base è anche quello che porta avanti nella tradizione anche le feste diciamo di quartiere, delle singole parrocchie. E sapete bene, io sempre, quando sono intervenuto anche in presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, ho sempre detto, l'ultima volta davanti alla stazione regionale del culturale, quella delle feste è una competizione positiva e sana. Io non mi preoccupo del fatto che ci fosse essere stato un antipreco o che ci fosse essere stata una forte presa di posizione tra un comitato e un altro. Io invece sostanzialmente vado a guardare, io oggi da amministratore, ma anche da cittadino, quella che è questa forte una presa di posizione dei comitati, perché come dire, questa è una festa che organizziamo noi, una festa da noi organizziamo con l'entusiasmo del quartiere e nell'interesse della comunità. La stessa cosa, ma noi lo sappiamo che possa venire perché viene nel Castellate dopo. Quei comitati che si potrebbero costituire potrebbero essere i comitati che parrocchiale con l'aggiunta degli operatori economici o viceversa, sulla passariglia della composizione dei comitati del parrocchiale nascere quei comitati del quartiere che possano dire e proposte nell'intestazione di un qualche evento nell'ambito della piazza. Alla fine questa era la filosofia che portò al Teodione Piazzale Marconi, a Piazza Roberto del Primo, che ne portò una volta anche nella regione di Piazza, non ricordo, pagamento di questo nella regione di Piazza. Alla base diceva della filosofia, non io forse non ricordo un giorno, ma adesso già ricordo, che mi ricordo che in qualche modo c'era il piacere da parte diciamo, dei residenti di poter arrivare alla piazza di Piazza, anche se non interessa del e nell'interesse di avere questa manifestazione in qualche modo spalmata nel centro abitato e nella fattispecie in quelle che sono delle piazze del centro storico. Ma la filosofia è una scommessa, ha detto bene nell'assessore, una scommessa alla quale noi vogliamo una credere, spero che ci creda all'interno del Consiglio Comunale e spero che in qualche modo al di là del Consiglio Comunale questa scommessa e questo entusiasmo possa essere portata da fuori per contaminare, per consentirmi questo termine, chi è che sta fuori, chi è che normalmente si è impegnato per campare, ma anche coloro che prima si impegnavano e poi non ci credono più, spero che possano ritornare a guardare il campare con l'occhio del divertimento, con l'occhio della guardiatria che fanno sempre una base, diciamo, della nostra manifestazione. Per non dire che il carnevale è stata sempre un'importante occasione, perché devo ricordare a tutti che se oggi ancora si parla di salsiccia, seppure così, tante volte impropriamente, noi oggi possiamo parlare della salsiccia perché per ogni carnevale c'era qualcuno in passato che si desertiva casa stessa non poteva mancare e che soprattutto la salsiccia che si andava a proporre seguiva un procedimento che una volta portava anche la funzione di un inventato a livello locale che doveva essere in qualche modo garanzia della qualità del prodotto che si poteva trovare nel palazzone venendo a vivere il carnevale o che si poteva trovare nel palazzone venendo semplicemente a guardare quelle che erano, diciamo così, delle processioni del nostro carnevale. Processioni che non dovranno mancare, cioè l'elemento di raccordo delle piazze non deve mancare, questo deve essere una scommessa. Io mi sarei ben contento se riuscissimo a coinvolgere prima le scuole, che dobbiamo coinvolgere le scuole di quel paese. In seconda battuta delle scuole del comprensore, in terza battuta le quelle del provinciale, magari c'è quella della provincia del Rio, perché non scordiamoci che è una parte dei visitatori del nostro carnevale, e non anche la vicina della provincia di Ragusa. È chiaro che alla base non ci può essere la mole economica, perché quello in questo momento non ce l'abbiamo. Alla base ci deve essere qualche cosa che deve portare nell'attenzione sul nostro carnevale, anche semplicemente in termini di pubblicità o semplicemente sul fatto
che nel nostro carnevale si deve parlare, indipendentemente da poi in futuro. Io spero veramente che si parli in meglio, perché purtroppo l'anno scorso noi qualche problema l'abbiamo avuto. Il sindaco ci chiede di parlare, anche per il suo rimondo. Chiedo al voto che si sia